Monza alla Final Four di Coppa Italia è un primo traguardo raggiunto, un bel traguardo per questa realtà. Sì, non era uno dei nostri obiettivi, però siamo molto felici di poter giocare per la prima volta nella nostra storia un evento di questo tipo. Spiace ci sia run, però chiaramente faremo il possibile per cercare di rendere onore a questa semifinale e fare il possibile per riuscire a raggiungere anche la finale. Un'assenza importante, quella del giapponese, che peraltro arriva a pochi giorni dalla manifestazione, però questa Monza c'ha anche tanto altro. Sì, sì, noi abbiamo dimostrato quest'anno di riuscire comunque spesso a buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo quando abbiamo avuto difficoltà da affrontare. Questa è una situazione dove dovremo farlo per forza, un po' perché giochiamo contro la squadra più forte della nostra Superlega, almeno attualmente, e un po' appunto perché non siamo nelle condizioni migliori. Quale può essere la chiave della partita di domani, che comunque è una partita dentro fuori, quindi è una partita diversa da quelle di campionato, dove si ragiona anche sulla classifica? Ma per noi credo che la chiave possa essere il fatto di avere entusiasmo e coraggio di giocarla a viso aperto, senza nessun tipo di complesso di inferiorità o senza stare a pensare troppo ad altre cose. Ecco, goderci il momento e assaporarlo dall'inizio alla fine e fare in modo che possa durare il più possibile. Personalmente per lei invece questo appuntamento che cos'è? Aver raggiunto questo traguardo con questa squadra? Beh, è un'esperienza di crescita sicuramente, per me è la prima volta e sono molto contento di poter appunto attraversare questo tipo di esperienza, come ho detto, e di passaggio che spero possa essere utile alla mia crescita.